Intanto vi ringrazio moltissimo, ringrazio Ugo Fantasia per questa descrizione che va al cuore dei problemi, e quindi il mio compito è molto agevolato, tanto da essere difficilissimo. Perché dico questo? Perché vorrei enucleare alcuni punti che mi sembrano poi forse degni di un'attenzione specifica e per fortuna non facilmente solubili, problematici. Per esempio, direi, i fatti storici di cui ci siamo occupati, che Ugo ha descritto così bene, si raccolgono in un arco di tempo piuttosto ristretto. Siamo alla fine del V secolo a.C., 27 anni di guerra più o meno continuativa, tra due schieramenti vastissimi, no? La Lega degli Attica, Atene, gli alleati da una parte, Sparta e gli alleati dall'altra, una grande guerra. Per loro non era un'unica guerra, perché ci furono anni e anni di pace tra i primi 10 anni e con gli altri. Ma anche per noi le due guerre mondiali sono un'unica guerra, almeno da un certo punto di vista europeo. Ma nel Pacifico, per esempio, la guerra del Giappone contro la Cina è l'antefatto della seconda guerra mondiale nel Pacifico, quindi comincia molto prima del 39 e finisce con Hiroshima nel Pacifico. E la grande guerra vuol dire che i problemi lasciati insoluti si riaprono e quindi il conflitto ricomincia. Questa è una fase talmente distruttiva che si potrebbe dire che la decadenza del mondo antico comincia con la guerra del Peloponneso, che è una audace tesi di Arnold Toynbee. E indubbiamente alla fine del V secolo vengono al pettine i nodi politici più grandi. La democrazia ateniese ha fallito, ha portato la città alla rovina. Questo diventa senso comune. Innanzitutto per gli ateniesi stessi. Si ostinano i capi democratici a non accettare una pace, ancorché pesante, dopo l'ultima sconfitta militare sul mare e con Scotami, e quindi Lisandro mette l'assedio alla città, l'assedio dura mesi, muoiono migliaia di persone di fame. E Teramene riesce a piegare gli ateniesi, cioè la parte democratica e transigente, affinché accettino la pace, che è una capitolazione, cinicamente facendo passare 3 mesi senza alzare un dito, finché le morti per fame sono talmente tante che qualunque pace viene accettata. Un regime che porta la città a questa catastrofe è screditato. Ecco perché la democrazia ateniese crolla con la sconfitta militare. Platone, personaggio incombente su tutta questa storia, ha scritto una sua autobiografia che alcuni filologi insipienti negano che sia sua. La cosiddetta settima lettera, un testo straordinario. Non entro nel dettaglio perché spesso i filologi perdono il loro tempo in problemi inesistenti, questo si è detto con tutto l'affetto per il gruppo nel quale io rientro, peraltro. Solo Platone poteva dire di se stesso di avere aderito inizialmente al regime dei 30. Era talmente infamante a posteriori aver fatto parte di quel regime che dichiararlo così schiettamente lo può fare solo lui stesso, gigantesco personaggio,
che intraprende durante un arco di tempo lunghissimo una ostinata rivendicazione dei protagonisti di quel regime condannato da Manhattus, come si dice, dialoghi come il Crizia, come il Timeo, in cui il Crizia, cioè il capo dei Trenta, che è il suo zio, appare come un personaggio altamente positivo, non solo, che dice a Socrate: nel Timeo noi ci proponiamo di applicare le tue idee. Nelle pagine, quelle dell'edizione Estienne, pagina 26c. Ci tengo a ricordarlo perché spesso si vola al di sopra dei testi anziché guardarli direttamente dentro. D'altra parte, l'ultimo atto della guerra civile è il processo a Socrate, il cattivo maestro di Crizia. 399, siamo ormai anni e anni dopo la cosiddetta pacificazione, processo mostruoso, intentato da alcuni dei capi della democrazia moderata restaurata, Anito, cioè i famosi Terraminiani, tutto sommato, che non sempre accadono. E quindi per Platone dire la verità su quella vicenda è uno degli impegni, noi diremmo oggi con una parola malfamata, revisionistici. Pettinare contropelo le fonti. Faccio un esempio, anche perché devo procedere rapsodicamente. È stato ricordato prima da Ugo Fantasia il buco nero della restaurazione democratica, l'agguato di Eleusi. Circa 3 anni dopo la pacificazione. È molto interessante come le fonti si pongano dinanzi a questa vicenda. Senofonte la racconta nell'ultimo paragrafo, 4 righe del secondo libro delle Eleniche, quasi per intero dedicato alla guerra civile, da lui vissuta in prima persona. Freddi, ma inesorabili quei 4 righe, che si concludono con una frase micidiale, dopo aver raccontato freddamente che li chiamarono a colloquio, li massacrarono, poi invocarono i parenti e tutti gli altri congiunti e dissero: lì appacifichiamoci. E Senofonte dice: e ora, anzi ancora adesso, Eticanion, il demo tiene fede ai giuramenti. Come dire, la prima volta, 3 anni prima, non ha tenuto fede ai giuramenti. Ha fatto quel giuramento di pacificazione, ma l'ha violato. Trovo che un signore interessante, che scrive in latino, di cui abbiamo soltanto il riassunto fatto da Giustino, ma lui aveva una fonte sicuramente di primordine, forse proprio troppo, si schiera apertamente in favore di questa operazione, dicendo: hanno fatto bene. E si inventa una cosa impensabile, che cioè questo nucleo di reduci dell'oligarchia che si era, aveva avuto il diritto di insediarsi ad Eleusi e che contava sull'appoggio spartano. Eleusi è sulla strada verso la Meganica, verso il Peloponneso, e quindi una posizione geografica protetta, potremmo dire. Si proponevano di contrattaccare, cosa impensabile, nel momento in cui Sparta ha mollato il governo oligarchico e ha fatto vincere il Trasimulo, non ha senso immaginare che Sparta potesse incitare questi signori o che loro pensassero di potersi rivalere riaprendo le ostilità. Non ha senso, quindi quella è una mistificazione esplicita, c'è una modificazione radicale della verità, no? Che sta da qualche parte e gli storici via via la trasformano, storici o testimoni. Aristotele è colui al quale dobbiamo
la cronologia esatta di questo avvenimento, nella sua infinita ipocrisia, dice: tre anni dopo si misero d'accordo anche con quelli di Lenzo. Dove mettersi d'accordo attraverso un agguato così sanguinoso è una forma un po' sui generis del mettersi d'accordo. Molto elusivo, molto ipocrita in questa formulazione, ma è la versione ufficiale. C'è stato un contrattempo, tre anni dopo abbiamo chiuso la sua vicenda. Platone, in quel dialogo straordinario, che poi non è neanche un dialogo, è una caricatura dell'epitafio di Pericle, cioè nel Menesseno, anche qui i moderni si affannano a dire così da pazzi, perché non voglio riferirmi per carità di patria, è un sarcasmo costante, una parodia della oratoria ufficiale, politico, pedagogica, democratica, una parodia tremenda. Faccio un esempio: quando nell'epitafio bisogna dire che Atene ha sempre ragione, che Atene ha vinto tutte le guerre. Atene ha vinto pochissime guerre. E allora, dovendo parlare anche della sconfitta del 404, dice: beh, no, la sconfitta sì e no, perché nacque dai sensi interni nostri e quindi fummo contemporaneamente vinti e vincitori. Perfetto. E poi soggiunge quanto civilmente abbiamo condotto il conflitto civile. Tanto che qualunque popolo potrebbe desiderare di avere una guerra civile come la nostra. Ecco, dire che lui sta parlando sul serio è demenziale, secondo me. Dopodiché soggiunge: e quanto equilibratamente si misero d'accordo con quelli che erano così. Hos metrios. Ora è chiaro che sta dicendo l'esatto contrario, cioè che non fu una metriotes, fu una strage. Peraltro lo stesso Platone, quando parla, quando dà la parola a Crizia, lo presenta come il promotore di un progetto di Callipolis, di città ideale, che dunque era il progetto dei 30. Ciò non toglie che nella lettera settima dice anche: quel governo degenerò, entrò in collisione col mio più anziano amico Socrate, ma la democrazia che venne dopo fece peggio. Quindi non è soltanto una rivendicazione ostinata e cieca, è una rivendicazione del progetto che questi signori avevano. E qui mi tocca, se il tempo non è tiranno, non è tiranno, qui stiamo parlando di ben 30 tiranni, anzi la retorica all'epoca era questa: Trasibulo è grandissimo. Trasibulo in realtà non ha fatto quasi nulla se non mettere in moto quei 70 eccetera, perché di solito si ammazza un tiranno, lui ne ha fatti fuori 30, che supereroe. Quindi noi diciamo senza effetto di anno, benissimo. Dicevo, il cuore di questa questione, al di là del problema serissimo che è stato ben illustrato, chi era Lisandro, che voleva questo uomo, secondo me Plutarco l'ha detto molto chiaramente, già il fatto che Plutarco metta insieme Lisandro e Silla, no, che viene parallele, è già una diagnosi storiografica formidabile di un uomo geniale con Plutarco. Plutarco dice: voleva costruirsi un impero personale e si legava alle ditte oligarchiche, le eterie delle singole città, che avessero un rapporto diretto con lui, non col governo. E quindi basta, a un certo punto, fatto i conti con quest'uomo, si potrebbe dire, ma giusto per fare un'analogia che mi consentirete data l'età protetta, qualcuno si ricorda il generale MacArthur. Oh, MacArthur, vedo che anche lei nella sua giovinezza non se lo ricorda. Il generale MacArthur era il viceré in Asia del governo degli Stati Uniti d'America.
aveva avuto un ruolo importante nella guerra contro il Giappone, e quando nel 1950 scoppia la guerra di Corea, MacArthur ha, il ruolo direttivo delle operazioni militari in una guerra che all'inizio andava malissimo, no? Con questa ondata dal nord al sud, i famosi volontari cinesi, no? Che straviparono, arrivarono quasi a Seul. MacArthur voleva lanciare la bomba atomica sulla Cina. E aveva concepito il suo ruolo di viceré d'Asia per conto del governo degli Stati Uniti in un modo estremamente estensivo. Aveva stabilito un rapporto personale con le oligarchie dell'area e il governo degli Stati Uniti brutalmente lo allontanò dal suo ruolo, perché la bomba atomica sulla Cina significava la guerra mondiale 5 anni dopo la fine della precedente. Lisandro viene liquidato analogamente perché vuol fare una politica personale che Sparta non sopporta. Questo è, detto rozzamente, il fenomeno che diventa risolutivo poi per le vicende della guerra civile, perché Pausania, come diceva sulla scia di Senofonte, peraltro, Ugo Fantasia suggerisce a Trasimuno le mosse giuste per chiudere la guerra e portare l'accordo. E infatti Trasimuno, quando parla in armi al rientro in città con i suoi uomini armati, si rivolge a coloro che avevano sostenuto, comunque erano rimasti con l'oligarchia, con la frase elegantissima, molto delicata: vi hanno lasciato come i cani alla catena, però noi siamo buoni e non vi massacriamo. Cosa che invece 3 anni dopo fecero, ma questo è un altro fatto. Però, dicevo, il focus di tutta questa storia è perché un governo, noi lo chiamiamo oligarchico, va benissimo, come quello del 30, assume come bersaglio la ricchezza. Dice Aristotele, conferma Aristotele e altri fonti, lo stesso Diodoro, cioè Eco, costruirono una sorta di lista di 1500 persone scegliendole tra i più ricchi e i più eminenti ateniesi. Quindi è un assalto programmato alla ricchezza, ma perché? Tanto più che nella concezione politica ben fondata e politologica ben fondata del mondo delle città greche, gli oligarchi sono i ricchi. No, il grande Aristotele, che non si poneva problemi di correttezza politica, parlava chiaro quando voleva, ha quella famosa formulazione che io ciclicamente ripeto: se 1300 sono il corpo civico e 1000 sono ricchi e governano, quella è un'oligarchia. Se governano i 300 e sono poveri, sono una minoranza, ma quella è democrazia. Cioè, il contenuto della democrazia e dell'oligarchia è il contenuto, diceva una volta, di classe, scusate queste parole, devo dire, ma non riesco a trovare delle altre, vorrei dire di ceto, ma sarebbe buffamente inclusivo. L'identità oligarchia uguale governo dei ricchi è il fondamento della distinzione tra i tipi di regime, non conta il numero. Anche perché, dice Aristotele, per lo più i poveri sono più numerosi, per lo più, non sempre. Ma è ovvio perché, perché una società in cui la grande massa delle persone non ha, sono fuori della cittadinanza, sono gli schiavi, i metesi per altre ragioni, per parlare delle donne. Quindi i numeri si bilanciano. Quando si parla di questa materia, poi arrivo al punto che ho posto prima, io credo, posto immaginariamente, che ci giovino 3 interpreti, diversissimi l'uno dall'altro, e in quanto convergenti, confortevoli. Non so chi mettere il primo in ordine, mettiamo in ordine cronologico, siamo tranquilli. Il primo è un grande liberale, Tocqueville.
chiamato qui, no? Persino Ostellino potrebbe darci un sorriso in questo caso, no? È quasi come stato grato. Nel bellissimo libro sulla democrazia in America, nella seconda parte, quella che esce nel 1840, c'è un famosissimo capitoletto breve, poco più di una pagina, dal curioso titolo "Perché lo studio del greco e del latino giova alla democrazia?" Effettivamente è una domanda non da poco. Apre questo, il suo ragionamento è: il greco e il latino sono materie tipicamente elitarie, la democrazia è l'esatto contrario, è l'appiattimento. Allora, briciolo di greco e latino, pochi licei e molte scuole tecniche, dice lui, mi raccomando, perché altrimenti si fanno un sacco di spostati. I greco e latino sono tipicamente elitistiche, perché elitistica è tutta la società antica. Atene col suo suffragio universale, dice letteralmente Tocqueville, non era altro che un'aristocrazia molto ampia. 20.000 cittadini, 300.000 schiavi, 10.000 nemici. Quindi questa è un'aristocrazia ampia. Questo è un signore che ho citato tranquillo. Poi adesso cito uno storico marxista, perdonerete, il grandissimo Gordon Child. Gordon Child, marxista inglese, nel 1941 pubblicò un bellissimo libro di sintesi sulla storia dall'età del ferro all'inizio del predominio romano sul Mediterraneo, si chiamava in inglese "Cosa accadde nella storia". Il titolo italiano uscì a Einaudi nel 48-49, e "Il progresso nel mondo antico", un titolo un po' stravagante rispetto a quello originale, ma che secondo me. In questo notevole volume Gordon Child dice esattamente la stessa cosa: il demo ateniese era una classe dominante articolata al suo interno, perché tutti gli altri stavano fuori. Come vedete è la stessa considerazione fatta qui. Poi chiamiamo un signore al quale tutti fanno le reverenze, quindi lo posso citare tranquillamente, ed è Max Weber, il quale se ne merita queste reverenze, perché è un gigante, un organizzatore affascinante, acuto. Nella sua opera postuma, che è forse la cosa più impegnativa, lui è morto prestissimo, è morto nel 20, nel pieno delle forze, studia le varie forme di società dal punto di vista tipologico, e quindi tratta la società dell'età classica, greco-romana, e dice: la polis, i liberi, i cittadini della polis, cioè quelli che hanno la cittadinanza pleno iure, gli unici riconosciuti come uomini compiutamente tali, è una ghilda che si spartisce il bottino. E il bottino è il lavoro degli schiavi e il foros dei cosiddetti alleati di fatto sudditi, cioè la ricchezza del popolo ateniese, che può quindi vivere facendo politica, con sovvenzioni sia pure modeste dello Stato, come dice Aristotele, 20.000 persone che vivono a spese dello Stato, Atenaio Pompeia. È una ghilda, nel senso che è un gruppo sociale esteso che vive alle spese di altri. Queste tre dinamiche ci sono tra loro combinate. Quindi abbiamo un liberale classico, un marxista non meno classico e un sociologo di destra, potremmo dire, che con tutta la sua teoria del capo carismatico, eccetera, Max Weber non avrebbe rifiutato la definizione di pensatore che guarda a destra. Perché l'ho fatta lunga su questo? Perché effettivamente a distanza di anni, Weber scrive nel 20, Gordon Child nel 41, Tocqueville esattamente un secolo prima di Gordon Child, si rendono conto che tutta la tradizionale visione, che ha una sua storia, un suo senso, della lotta politica all'interno delle polis, in particolare di Atene, di quella che conosciamo meglio, prescinde dall'elemento fondamentale che è questo. E quindi è un pochino un discorso truccato,
che, o strabico, in cui noi parliamo di quella realtà pensando alla sua metafora proiettata su di noi, sul tempo nostro. Mentre invece questo sguardo strabico ci porta fuori strada. La valutazione della realtà concreta di allora non deve portarci a spostare su quell'epoca la nostra idea metaforica del conflitto, democrazia o oligarchia, altrimenti non capiamo più nulla. Allora, veniamo al punto che ho prima preannunciato. Questi oligarchi assaltano la ricchezza. Ma perché? Un signore che secondo me è Crisia, anche se l'opuscolo è tramandato tra le opere di Xenofonte, ma non è. Poi ci sono opere che circolano anonime a lungo e tutti sanno di chi sono, no? Mi pare di poter dire in onore di Erasmo e del Giulio cacciato dal cielo, la cui edizione mi permetto di segnalare come recentissima ed eccellente presso i Nappi. Questo signore, di nome Crisia, affida ad un opuscolo aspro la sua descrizione del sistema ateniese, tutta negativa naturalmente, è una logica perversa, una gnome perversa, è immodificabile, eccetera. Ma chi sono i colpevoli, dice quest'uomo, che secondo me, ripeto, è Crisia. Al demo, lui dice, la democrazia io gliela perdono, perché fa il suo interesse. Egoisticamente non può che essere attaccato a quel sistema politico che è conforme non solo alla sua mentalità, ma ai suoi interessi materiali. Non la perdono invece ai ben nati, a quelli delle classi più alte, che accettano di stare lì e di far funzionare quel sistema politico. Quelli sono i veri delinquenti che hanno cose gravissime da nascondere e quindi sono quelli da colpire. Insomma, il bersaglio di questi ideologi settari, particolarmente protesi a realizzare una Callipolis e che prendono il potere con Crisia, sono quella larga parte del ceto alto benestante ateniese che ha accettato la democrazia e la fa funzionare, la guida, o è guidata, questo è il grande problema. Agenstein, no? Uccidi, quando parla di Pericle, dice riusciva a guidare il popolo più che farsi guidare da esso, quindi riusciva a un punto di equilibrio in cui non era demagogicamente trascinato a secondare. No, era un leader capace di imporre controcorrente e quindi la sua statura è grande, questa è l'idea di Tucidide su Pericle. Ma gli altri no, gli altri sono il cervello della democrazia. E quindi l'intuizione feroce che sta alla base di questo esperimento governativo è decapitare la democrazia dei suoi leader, di quel gruppo sociale che gli consente di funzionare. Tanto che il demo come tale, sbandato, sconvolto da sconfitte militari, privo di suoi capi, può addirittura riunirsi in assemblea e votare l'annullamento del regime, come succede nel 411, come succede nel 404. Nel 404 si arriva a nominare il 30 attraverso un procedimento molto combattuto, lì si apporta prove inoppugnabili per dire è stato Teramene che ha fatto quella proposta, Eforo, che leggiamo in Diodoro, quindi scuola di Socratea, quindi storia sacra, quindi Santo Graal, Teramene si opponeva con tutte le sue forze ma dovette chinare il capo. Questo procedimento, se non fonte, come lo sintetizza? Con una sola frase. Edoxe, todemo, triacota, amera, servista. L'assemblea popolare decise di eleggere 30 persone. Quindi noi da lui non sappiamo con quali conflitti, procedure si è arrivati.
Questa è una proposta interpretativa alla quale sono piuttosto affezionato, che esige qualche puntello, al di là del fatto concreto che andò così, nel senso che le vittime furono quelli scelte di certi altri. A me sembra che ci sia un elemento che ci aiuta a capire. Di questo mondo abbiamo naturalmente spezzoni di informazione, frammenti, questo dobbiamo sempre mettere in conto, quindi tutte le nostre deduzioni sono, non dico audaci, ma insomma a rischio di essere smentite da fonti che magari vengono fuori, no? Quando venne fuori nel 1891 la Costituzione dei Genesi di Aristotele, si dovettero riscrivere grandi storie greche che prescindevano da quella fonte importantissima. Non avviene tutti i giorni, no? Di trovare un papiro. O meglio, sì, si può, ma bisogna stare attenti, eh? Perché potrebbe essere proprio fatto in uso del fini, quindi non è il caso. Quello è un papiro importantissimo, quello della Costituzione degli Ateniesi, e ha cambiato su tanti punti il nostro modo di leggere quelle vicende. Un frammento di papiro molto importante, noto da tempo, è il Peri Aleteias sulla verità di Antifonte. Antifonte, sofista, oratore, forse anche drammaturgo, è il cervello del colpo di Stato oligarchico del 411. I contemporanei non lo sapevano, nel senso che chi visse quei giorni non era a conoscenza, ce lo rivela Tucidide in un passo famosissimo dell'ottavo libro. Qual è il contenuto dirompente del Peri Aleteias, di questo strano trattato sulla verità? Purtroppo appunto i papiri che arrivano a quelle condizioni che sapete, proprio all'inizio c'è una presa di posizione conforme al pensiero sofistico. La sofistica, che è un gigantesco movimento di pensiero, pari all'illuminismo, potremmo dire, per vastità, importanza, efficacia, scopre la physis, unica vera, la natura, non la legge. La legge è convenzione. Dopodiché uno può assumere un atteggiamento erodoteo, tutte le convenzioni vanno rispettate, ovvero un atteggiamento radicale, Trasimaco, in quanto convenzioni possono essere calpestate. Resta però che è physis, è la natura, l'unica vera. E a termini di physis non c'è differenza alcuna tra il libero e lo schiavo, tra il barbaro e il greco. Tutti respiriamo col naso, parliamo con la bocca. Come mai questo oligarca estremo teorizza l'uguaglianza umana e genere umano? E c'è una ragione molto semplice: scardina il presupposto della democrazia schiavistica, colpisce al cuore il sistema democratico di tipo ateniese, perché addita i cittadini, quella ghilda che si spartisce il bottino, quell'aristocrazia piuttosto ampia, come diceva Tocqui, gli toglie legittimità a termini di physis. Dopodiché non afferma però un gigantesco sistema di soglie. Dice dunque soltanto coloro che hanno la gnome possono governare. Tutti gli altri, compresi i cittadini ateniesi, con tutte le loro benevolenze, privilegi, eccetera, fuori se non hanno la gnome. Ecco come questo uso oligarchico, ultra oligarchico del principio di uguaglianza serve a scardinare il sistema democratico che ad Atene ha vissuto parecchio, più o meno ammaccato. È una posizione ovviamente difficile, ardua, e soprattutto nel momento della sconfitta militare da seppellire definitivamente, trasformando il governo di Trenta essenzialmente nel governo di 30 criminali e dei loro immediati satelliti. Mi fermerei se non sentissi un impulso a chiarire un punto marginale. Di
diciamo, i difetti professori vengono sempre fuori, quindi perdonateli, spero. Cioè noi diciamo sempre che di 30, 30, è vero, benissimo. Ma non è vero. Il governo di 30 dura pochissimo. Dura fino alla battaglia di Cumicchia, che è una battaglia, l'unica che Trasimeno ha vinto, in cui muore Tezia e muore Carmine, cioè i due parenti di Platone stavano in questo governo, vogliono tutti e due in battaglia. Battaglia sfortunata, perdente. Trasimeno, uomo politico astuto, e vieta che vengano spogliati i cadaveri, vieta di inseguire gli sconfitti, perché vuole recuperare, possibilmente, vincere insomma politicamente, non solo sul campo di battaglia. I residui 30, che sono diventati 29 a quel punto, Carmine non erano di 30, vengono deposti, cioè rientrano ad Atene e vengono deposti. Da chi? Questo è un problema che non saprei risolvere, o dal corpo dei 3.000, che era il corpo civico che loro avevano stabilito, non certamente dalla Bulena, dal corpo civico più basso, o addirittura da una autoconvocazione di quelli che erano lì, degli ateniesi che erano lì. Deposti se ne vanno ad Eleusi, quindi la Repubblica di Eleusi nasce subito, subentra un altro governo, il cosiddetto governo dei 10. Ed è interessante che siano 10 come 10 sono gli strateghi, quindi è un ritorno in parte alla normalità, no? Le 10 tribù cristianiche producono 10 strateghi, quindi tutta la geometria, diciamo, politica di Atene è sul numero 10. I 30 erano strani, anomali, già per il fatto di essere 30. Tornano un governo dei 10, i quali governano insieme i due parchi, cioè i capi dei cavalieri, detestati da democratici con tutto il cuore, e si impegnano a chiudere la guerra, cioè a trovare un accordo con Trasimeno e compagni. E invece non fanno questo, chiedono aiuto a Sparta, e Sparta manda prima Lisandro e arruota Pausania, che mette nell'angolo Lisandro. Pausania impone che Trasimeno vinca. Dura parecchio il governo dei 10, dura molto di più del governo dei 30. E la persecuzione dei ricchi non c'è più. Cioè la vera oligarchia tradizionale è quella dei 10. Il governo dei 30 è un governo di utopisti pazzi, potremmo dire, o comunque protesi ad un impossibile Gallipolis, che finisce con la morte del suo vero leader, che è Crizia, di cui Platone rivendica l'eredità. Fine. No, devo dire una cosetta, anche abbiamo elogiato Platone in tutti i modi, vabbè, e abbiamo tutto sommato dileggiato un po' Aristofane, come vuole, nel senso che abbiamo detto prende in giro, eccetera, e prende in giro perché il suo mestiere, però è uno stravolgimento geniale quello che Aristofane esercita nei confronti della Repubblica Platonica. Abbiamo detto prima, nel Timeo Crizia dice a Socrate: noi vogliamo applicare le tue idee, che è una rivelazione, ti porta a pensare che davvero il nucleo dei libri 4 e 5 della Repubblica contenga elementi che vengono da Socrate direttamente. Infatti Aristotele nel secondo libro della Politica, che è tutto dedicato a stroncare Platone, suo maestro per 20 anni, lui non poteva più giustamente, dice quello che Socrate sostiene nella Repubblica di Platone, non perché voglia avvertirci del fatto che Socrate è persona opens, come si suol dire nel dialogo, ma perché intende anche che da lì vengono parecchie delle idee che Platone mette in essere nella Repubblica, in particolare nei libri 4 e 5, sono quelli su cui Aristotele pone l'accento critico, la comunità dei beni, quindi il comunismo dei beni, la comunità delle donne. E tira fuori l'argomento, allora l'incesto non si potrà, no? Sorge questa difficoltà.
escogita qualcosa di veramente risolutivo, crea un personaggio simpatico. Prassacora è una donna capacissima. Lo spettatore viene portato a simpatizzare con Prassacora, che è colei che ordisce il travestimento maschile, la delibera in assemblea popolare che tutto il potere passa alle donne, e una volta che tutto il potere passa alle donne si afferma il comunismo dei beni e degli affetti. Perché dico degli affetti e non delle donne? Perché Prassacora dice tutti gli uomini sono il comune delle donne, anzi si fa una prelazione, prima le più anziane, poi le più giovani, in ordine rigido, di fruizione di questa coinonia degli uomini, che fa, ovviamente interferisce con la parallela idea della coinonia delle donne. Cioè vuole dimostrare che cosa? Per un verso impossibile attuazione, ma per l'altro che Platone ha una visione tutto sommato non femminile, perché equipara le donne ai beni, coinonia dei beni, coinonia delle donne, poi le donne fossero un aspetto particolare dei beni, dei cremata. È molto più avanti. Dopodiché lo spettatore si diverte, chi è lo spettatore? Lo spettatore sono una serie di gruppi diversi tra loro, non la commedia, specie quella di Aristofane, non è rivolta a una sola categoria di persone che ridono per le cose più semplici, no? Lui stesso lo dice all'inizio delle rane, volete una delle solite volgarità per cui si dica? Eccolo. Poi le rane sono uno straordinario trattato di letteratura greca intorno alla tragedia, con citazioni a non finire da Eschilo e Euripide che si colpiscono appunto con citazioni dei rispettivi drammi, parodie raffinatissime dei medesimi. Non tutti lo capivano, ridevano ciascuno per ciò che sembrava di loro. Anche nell'Ecclesia Zeus funge lo stesso principio, e Platone lo sa benissimo. Infatti mette Aristofane nel Simposio e gli fa dire da Socrate che il vero comico è anche tragico, cioè hai fallito.